Bentrovati da Mava Fancù, il mio esordio da opinionista di gossip politico, chiamiamolo così, nel senso che faccio pettegolezzi su salumi e meloni, Selfini, Calendula, raggi di sole in eclissi, Renzina, i draghi delle fiabe e via degenerando, iniziato apparentemente, non propriamente sotto una buona stella, perché proprio oggi, che è giornata di scrutini, dopo le elezioni amministrative e comunali, non posso dire, ahimè, di aver votato. Oh, Malanova mia! Oh, mia cattiva novella! Scusate il refuso idiomatico. Non per astensionismo, per carità, ma andando di corsa verso il seggio mi sono accorta, con raccapriccio, di non avere la scheda elettorale. Perciò l'ho cercata per tutta la notte, senza risultato. E dovete sapere che Mava Fanku, il mio nome beneaugurale, che è, come dire, Enza Sampo, ecco, anche se si dicono magari ravvicinati il nome e il cognome, ha una valenza diversa, e mi porta una certa cocciutaggine. Non mi rassegno facilmente nelle avversità. Ecco. E così mi sono detta: come potrò trasformare anche questa volta, come un alchimista, la cacca in oro? Bah, tanto per cominciare, il mio non voto, che sarebbe andato comunque alle sinistre, ovviamente, essendo io una passionaria, è compensato dal non voto inespresso della mia sorellina, che non è quel genere di sorelline di parrucca, insomma, tra, tanto per intenderci, ma è una vera e propria sorella biologica, che anch'ella, non trovando l'elettorale scheda, non ha potuto esprimere il suo voto, che sarebbe andato alle destre, come nelle migliori tradizioni di fratellanza, come dire, bipolare, per cui i nostri non voti, diciamo che si annullerebbero, quindi la situazione non sarebbe cambiata neanche di un voto. Consoliamoci così. Io, da sorella maggiore, sono più radicata nel ricordo proprio radicale della buon'anima di Santo Marco Pannella, ecco l'unico per me maestro ideologico che rimane tale, lo ricordo veramente con una grandissima nostalgia. E mi ricordo anche in questo momento del fantastico ideatore della fantasmagorica estate romana, ve la ricordate? Renato Nicolini, glorioso imperatore della Roma degli anni d'oro, che non fu mai così fulgida e culturalmente vivace. Questi sono veramente ricordi, ricordi che fanno riflettere sui nostri tempi, su dove siamo arrivati, chi subentrerà alla raggi di sole in eclissi. E questo è il dilemma, che come ricordo ci lascerà l'addobbo di Spelacchio. Ve lo ricordate, Spelacchio, quell'albero arrivato non si sa da dove, praticamente morto, che lei ebbe la capacità di far addobbare in una maniera sublime, mettendo le luminarie attorcigliate a questi rami secchi. Una cosa veramente spettacolare. E resterà nella storia dei Natali di Roma come l'albero più elegante. Ci lascerà la raggi di sole in eclisse. E chi subentrerà a lei? E con questo dilemma, nell'attesa dei risultati elettorali, vi do un caldo abbraccio e a presto, da Mava Fanculo.